É muito... Allora, ritorniamo eh, al tema. Prima di passare nuovamente la parola al Capannone, eh, chiedo alla regia di mettere in onda le foto che abbiamo così sono ben precisi dei dipinti che eh, sono presenti in questo capannone. Perché giustamente bisogna anche dire due parole. Allora, in questo caso, qua eh, il nostro segretario in studio eh, può, dirci, può aiutarci. Fulvio da zio. Prego. E questo è lo striscione del petrolchimico. Io spero che Franco non me ne voglia, ma se eh, non si vede qua ma ci si, ci si avvicina si vede che ci sono eh, scritte tutta una serie di formule chimiche quindi questo eh, striscione era per sensibilizzare sul tema dell'ambiente no? bisogna ah, sensibilizza ah, sensibilizzare bisogna, sui temi dell'ambiente esserci questo, questo invece Ecco quindi vabbè però, bisogna avvicinarsi No, bisogna questo. andare lì, bisogna, eh, non si vede. È questo invece che purtroppo non mi ricordo il titolo, però insomma è significativo, richiama un po' dal mio punto di vista Guernica, insomma con la vela rossa è un quadro assieme a quello grande che si vede dietro ai, ai nostri interlocutori lì sul capannone, che è di Basaglia, che è il fratello eh, del, del psicologo, del, dell'ispiratore della famosa legge Foglio, Basaglia sì. con cui si sono chiusi i manicomi. E eh, ne abbiamo uno anche in CGL regionale che... Racconta il, la strage di Marsinelle eh, in Belgio quando morirono centinaia di minatori italiani. Quel quadro era stato donato a, ad Enrico Berlinguer, questo per quello che mi hanno raccontato, e invece Enrico Berlinguer ha detto: No, è giusto che rimanga, rimanga qui. Poi c'è un, uno, c'è lo striscione, poi ci sono quadri, poi magari Franco potrà essere più preciso. No, se va avanti vediamo. Sono fa... Anche questo è molto bello, come si diceva prima: uno che entra non, non se lo aspetta e sente un luogo molto significativo. Insomma. I giovani che arrivano rimangono stupiti: favore... sono di vario genere, tra l'altro, ce ne sono sì, tanti, Ma vediamo... Sono tutti lavori fatti da operai, da gente che lavorava al petrolchimico, insomma, che sono stati donati. È per questo che quel luogo, anche per questo, è quello. E sono deve... stati fatti anche oltre che da artisti, cioè... anche da bellissimo quindi... C'è lo striscione, poi vediamo se si arriva. Vediamo intanto, percorriamo pure questa No, immagini, Quello che vedere. è stato fatto, in... eccolo, eccolo qui. Qua. I nazisti delle BR hanno assassinato Tagliercio, i lavoratori del petrolchimico contro il terrorismo. Cioè, non serve commentarlo, Sono, le parole parlano oh, da sé, nel senso che è qui è evidente, è chiaro, il ruolo che ha avuto il movimento operaio nel contrastare eh, le Brigate Rosse, il terrorismo a difesa della democrazia. Ecco, anche magari ancora se c'è qualcuno che pensa che il mondo del lavoro non ha dato il suo contributo, questo è l'esempio lampante di qual è stato il ruolo svolto dal mondo del lavoro e dal sindacato nel contrastare il, il terrorismo di destra. Con la strategia delle tensioni e con le Brigate Rosse. Chiaro. Grazie, Fulvio Dazio. Torniamo eh, al capannone, eh, che così Ecco qui. Prego, siamo collegati adesso con Franco Baldan, ex dirigente Filctem Filcea dei Chimici, sempre adesso invece lei è dello SPI, corretto? Sì. Allora, che cosa rappresenta? Cosa ci può altro aggiungere? Si può aggiungere che io faccio riferimento a tre personalità di questi giorni che hanno detto che questo capannone deve rimanere un laboratorio politico, culturale, sindacale aperto alla città e gestito dai lavoratori. Uno si chiama Massimo Cacciari, che differenzia dal sindaco rispetto a quello che abbiamo, che ha solo gli affari, non la cultura e la storia operaia. L'altro si chiama Sergio Cooperati, che ha fatto una storia della chimica e soprattutto in questo capannone che, che vedeva molto lontano cosa stava accadendo e il segretario nazionale dello SPI, Pedretti, due giorni fa ha detto le stesse cose, che questo capannone deve rimanere patrimonio, storia culturale della città, perché questo non era stato solo il capannone delle assemblee sindacali importanti e dei lavoratori, perché c'erano 3-4 assemblee al giorno in questo capanno. Addirittura 3-4 al sì. giorno, quindi una Sì, al giorno perché nel 1975, quando abbiamo ridotto l'orario di lavoro nei turni a 36 ore e 15, ci sono state 500 assunzioni. C'erano 7500 lavoratori solo diretti del petrolchimico più 5000 delle varie imprese che facevano manutenzione agli impianti per capire quanta gente c'era nella città e quindi qui non c'erano orari di a fare queste assemblee di mattina, di pomeriggio e soprattutto per quanto riguarda due temi fondamentali uno che era la salvaguardia ambientale la sicurezza nei luoghi di lavoro perché poi hanno continuato a parlare anche nel 2000 alcuni ambientalisti e ex che poi si trovavano spesso d'accordo chi pensava più alle aree che allo e anche a parte delle aziende che firmavano gli accordi al Ministero dell'Industria, ma poi rimanevano carta, spesso carta straccia. Ecco, queste assemblee, questa storia, che era una, il fatto di fare assemblee, soprattutto scontrandoci anche con i lavoratori più anziani per quanto riguarda il risanamento ambientale. E gli accordi che avevamo fatto con le aziende erano questi, soprattutto sul tema mai azioni lotte corporative. E che investivano qui, non si parlava solo del petrochimico, ma le grandi riunioni della chimica nazionale venivano qui. E quando si andava a Roma a parlare al direttivo della categoria, sentiamo cosa dice Marghera. Avete, prendete l'esempio di cosa hanno fatto questi, con, con tutti gli errori che si possono avere fatti. Ma questa storia non è solo storia o nostalgia. Questa storia deve essere usufruita dalle nuove generazioni, bisogna pensare alla nuova politica industriale che oggi quella politica è superata e bisogna pensare, ci sono i fondi del PNR, a una nuova politica industriale perché una città non può vivere solo di turismo. E abbiamo fatto iniziative culturali con la Biennale, concerti con la Biennale in questo capannone, il Consiglio del Comune è stato fatto un Consiglio Comunale qui dentro al capannone. E a tante iniziative, comprese quando hanno bombardato, sia in Iraq che siamo venuti alle tre di notte a fermare gli impianti per quella, per, quella lotta, per quella guerra ingiusta, che tutte le guerre vanno, sono ingiuste. E poi anche sul Kosovo, con sottoscrizioni, sia quanto teniamo e tenevamo a questa città, anche quando ha preso fuoco La Fenice, che i lavoratori qui tutti hanno donato un'ora di loro lavoro per rifare. Quel eh, patrimonio che è la fenice che è stata ricostruita. Quindi queste sono, e credo che le nuove generazioni oggi hanno più bisogno di ieri perché i diritti sono sempre meno, il lavoro ce n'è sempre meno che si parla e non può essere il lavoro precario. Tutti sono interessati adesso ai ristori, ai ristorni, ai bonus: tutti i temi che possono anche essere importanti ma bisognerebbe che prendessero quei soldi per fare sviluppare il paese, l'industria e soprattutto dare un futuro, certo, alle nuove generazioni che si vedono. Questo deve essere, rimanere questo laboratorio, un laboratorio, questo capannone, di cultura, di politica industriale e culturale soprattutto pensando alle nuove generazioni. Perché ecco, ieri, vedi... oggi e domani questa non può essere gestita da altri che non dai lavoratori. Chiaro. E credo che quella proposta che la CGL debba farsi carico e prendono in gestione, che ha fatto Pedretti e sostenuta da Cacciari e anche da Coferati, siano elementi che vanno portati fino in fondo. Ecco e poi la grande lotta sul terrorismo eh sì. che abbiamo sconfitto con la grandissima manifestazione in Piazza Ferretto con la presenza di Enrico Berlinguer e Luciano Lama. Chiaro. Ecco, lei ha sottolineato alcuni passaggi. Tra l'altro, eh, si sente anche nelle sue parole la, la commozione nel ricordare momenti significativi e importanti, ancor più per chi li ha vissuti. Ma dei passaggi anche di crescita culturale. Lei ha posto la contrapposizione tra i tra lavoratori più anziani, vecchi del, del mestiere e le nuove generazioni che al tempo venivano fuori. Quindi, cambio anche di ideologia, ma dei passaggi importanti che sono stati anche magari maturati e eh, trasmessi proprio all'interno. Di questa struttura. Eh, le chiedo, però, se venisse snaturata tutta l'area del petrolchimico, convertita eccetera, eh, avrebbe ancora un suo senso di esistere, quindi anche una testimonianza significativa? Si potrebbe in qualche modo eh, far forza su questa, su questa esistenza di questo luogo per poter comunque portare avanti certi, certi principi? <coughs> Credo che i giovani al di là del tipo di lavoro che andranno a fare, quali saranno i nuovi mestieri, i nuovi lavori, abbiano più bisogno di ieri di avere posti di ritrovo, di conoscersi, di unirsi e di pro progettare il loro futuro e non lasciarlo in mano ai parolai di turno che si presentano certo. con soluzioni facili su problemi molto complicati perché quella è presa in giro. Credo che e lo dimostra i giovani quanto si sono mossi su temi ambientali e della guerra. E per il lavoro, al di là del lavoro che fanno, oggi i loro diritti sono stati calpestati. Prima con Giovanni, con tutta una serie di questioni, e vedo che anche nel governo dei migliori il tema del lavoro è messo molto, ma molto a lato di questo. Adesso ci sono i fondi del PNR per fare una vera nuova politica industriale rispetto ai cambiamenti e alle tecnologie che ci sono per permettere di farlo. E credo che i giovani saranno interpretati e devono essere loro i primi protagonisti, noi possiamo solo certo. aiutarli e dargli qualche, una mano, ma devono essere loro a prendere in mano come abbiamo fatto noi negli anni 70 quando siamo entrati certo. dentro su questa fabbrica. Grazie, la ringrazio tantissimo, eh, chiudiamo questo collegamento giorno. col capannone, quindi ringraziamo del loro intervento, Daniele Tronco, segretario generale SPCGL del metropolitano di Venezia, poi Davide Camuccio che invece è segretario della FICTEM Venezia, Nadia Pettenò, segre segretario della Lega dello SPI di Zelarino. Franco Baldang dello SPI, ex dirigente FICTEM Filcea, eh, che sono stati collegati appunto dal capannone del petrolchimico che ha una valenza... Simbolico e importantissima ma anche la si vuole non solo un simbolo del passato ma di, del presente quindi anche il sindacato dei pensionati potrebbe trovare eh, un luogo eh, deputato ad affrontare certe questioni eh, e tenere sempre attivo insomma, tenerlo vivo perché le tematiche poi del lavoro sono sempre quelle, che si sia lavoratori o ex lavoratori certo. No no assolutamente, tra l'altro noi la settimana, 15 giorni fa Abbiamo fatto un'assemblea un regionale con tutti i segretari di Lega dove c'era appunto anche il nostro segretario generale nazionale Ivan Pedretti che prima Franco Baldan ricordava e l'abbiamo già eh, utilizzato insomma. E, però la nostra volontà è appunto quella di continuare a, a, e quindi fino a che non, non ci solo sarà... per un ricordo, non c'è nessuna nostalgia o per il presente. Ma anche per il futuro, insomma, è, la cosa più è un luogo che, tra l'altro, invito a andarlo anche a Quindi si può vedere. A veder, sì. Ecco, quindi questo si può Anche voi, insomma, se riuscite a fare un servizio in diretta, merita e significativo. Assolutamente, sì. no, questo è importante. E allora, adesso staremo a vedere che cosa succederà perché la cosa è in corso, quindi certo. vedremo gli esiti. Ci, ci terrete naturalmente aggiornati a prescindere dalle notizie che poi che potremo percepire in base ai fatti che accadranno, anche se adesso magari sarò, speriamo sia un momento di, di quiescenza. Sì, tra l'altro, um, nei giorni scorsi c'è stato anche uno spettacolo teatrale. Ecco, quindi con... È, venuto anche, è andato anche il regista Segre che ha fatto ah, ok. Il Pianeta in Mare, Venezia, insomma, dove raccontava appunto dell'episodio in cui un giovane lavoratore, accompagnato da uno più anziano, è entrato in questo luogo, non c'era mai stato e. E è, rimasto... è rimasto veramente, lo si leggeva negli occhi la sorpresa. Ma l'abbiamo visto anche con dei, le nostre collaboratrici giovani quando sono entrate. Sono rimaste, eh ma infatti, lo dicevamo con, con sì, i ragazzi sì. degli studenti. Sì. Allora, grazie, grazie di essere stato grazie, qui con noi, grazie. Fulvio Del zio, di questo spaccato importantissimo di realtà. A voi, come sempre, di averci seguito. Rivedete la puntata naturalmente nel sito internet. Grazie.